fermo restante che sarebbe anche opportuno una volta per tutte, si arrivi bene al Consiglio Comunale, ma soprattutto alla città, da chi è sostenuta questa maggioranza, quali sono i consiglieri che effettivamente sostengono gli altri, oppure dobbiamo dire quali sono i motivi che mano a mano, giorno per giorno, consente a questa maggioranza di trovare un interessante Consiglio Comunale. Perché un dato è certo, oggi se coloro che si siano all'opposizione abbandonassero il Consiglio Comunale, non ci sarebbe il numero legale per consentire a questo contesto di andare avanti. Questo è il dubbio dell'accidenza, atto di portata storica, grande orgoglio dell'amministrazione, e poi alla fine sul Consiglio Comunale mancano le cose. E quindi bisogna dare il gusto ai soliti capitalismi che registriamo da anni e che consentono a questo sindaco punto di andare avanti in questo momento. Allora, per quanto riguarda l'atto in discussione, la posizione del PD è stata chiara, è stato uno dei motivi per i quali ci ha portato a prendere le distanze da questa amministrazione. Valutazione che questa amministrazione si è data in quella di continuare a consentire l'edificazione in questa scuola. Noi siamo usciti con che eravamo contrari, non è stato proprio, lo voglio ricordare, è passato in quest'aula senza tutta l'opposizione, con i nomi ballerini di due consigli comunali, uno dalla opposizione, uno dalla maggioranza, chiaramente, e quindi... E mi chiedo qui che non volete lamentare altre situazioni. Ecco qua. Un po' di tempo, entro il consigliere di Cervone. Niente, non si fa. Niente, tutti ci eravamo di ascoltare, volevamo che a questo punto fosse dato seguito a chi avesse avuto veramente a cuore l'interesse della città, cioè all'opera predisposta dal commissario Marti e dall'atto predisposto dai provvedimenti, che in effetti ci stavano un punto fermo su quella che era la destinazione di questa città e non consentivano ulteriori speculazioni. E poco fa mi ha ricordato che relativamente alla mia locata era intervenuta una sentenza del TAR, una nuova, un articolo che è stata fatta, si vedete che è fatto qua, mi ricordo la più importante degli interventi, non la parte, per potersi opporre come andava, fatta una serie di opposizioni legate, con il rispetto dei nostri grandi avvocati del mondo, ma avremmo potuto anche noi, mente, rivolgerci a qualche supermercato per presentare il nostro progetto. Chiaramente si è fatto in modo che tutto ciò che esiste è andato avanti. Quindi si è voluto andare avanti, sapendo poi che c'è stato questo percorso. Non solo, ma dopo aver approvato il piano Camera, si è proceduto ad approvare un piano Camera che lo voglio ricordare ai presenti, ha dato sul record, in 15 giorni noi siamo usciti con i presenti. In 15 giorni sono state fatte commissioni, conferenze di capigruppo, di stati con la comunale, con la maggioranza, per rivedere alcune cose che evidentemente lasciavano con soglie di volumetrie e quadrature, che evidentemente lasciavano fuori qualche anno, quindi andava vista la situazione. Tante le denunce che abbiamo fatte, politiche, perché quando ci riguarda, noi ci siamo sempre contraddistinti per aver dichiarato sia in Consiglio Comunale, sia attraverso documenti, sia attraverso manifesti, qual è il nostro punto di vista. E qui ci siamo limitati sempre ad accendere un faro per quella che è la nostra realtà. Non ci siamo oggi ci vengono portati gli indirizzi
prende la fede e dà la mano. Del resto, del resto ci sono tante vicende che ci inducono a pensare in questo modo. E per i cambi di destinazione che sono stati dati recentemente, per esempio il piano camera approvato, che addirittura non tengono conto delle convenzioni sottoscritte dai concessionari del comune. Ricordo che le convenzioni sottoscritte è un contratto con il concessionario che impegna per 10 anni a non chiedere cambi di destinazione. Una valutazione che in questo momento che vede una larga perdita, così come denuncia lo scritto la stampa cittadina, che diventano di costruzioni da Sonia, una larga perdita di assessori che non sono di Sonia, così come di dirigenti che non sono di Sonia. Già questo sembrerebbe rendere chiaro quale valore
peggiore di questa situazione. E ai partiti cittadini, che la stanno facendo, qual è la vera vocazione di questa comunità? Detto questo, allora, ritorniamo un attimo alla parte di noi. La parte di noi sono tutte materie di un'associazione generica che si porta, ripeto, per il trovo di riscontro quando sarà risolto il terminale, no? Di piano. Noi dovremmo che fosse la parte solo come un po' di più. Credo che il consigliere Paolo mi abbia già puntato. Quindi a questo punto...